Ciao ragazzi, allora in questo secondo video per la maturità, per l'orale della maturità, vediamo, ho trattato gli autori, anche quelli dell'età giolittiana. Allora, il consiglio che vi do è questo, di fare una scala proprio cronologica dei vari autori. Quindi abbiamo Verga, 1840-22, Pascoli, Svevo, D'Annunzio, Pirandello e Cesare Pavese, con diciamo la propria corrente letteraria, il proprio pensiero, quindi di Verga diremo descrizione realistica dei personaggi poveri e emarginati, Pascoli, la poetica del fanciullino, una serie di indicazioni, ok? Svevo l'aver introdotto, quindi diciamo la poetica e il principale contributo che questi autori hanno dato alla letteratura. Italo Svevo, l'aver introdotto la psicoanalisi nella letteratura, D'Annunzio, uno stile ricco e sensuale, quindi ha enfatizzato l'estetismo e il vitalismo, Pirandello, l'esplorazione dell'identità umana, aver introdotto il metateatro, Cesare Pavese con romanzi che esplorano la solitudine e l'alienazione. Dunque, una serie, sicuramente questo vi aiuta a collocarli a livello storico. E fare che cosa? E farsi una scaletta, l'ho fatta io per voi, ma la potete rivisitare, degli accadimenti a cavallo di questi autori. Quindi sicuramente 1861 Unità d'Italia, 1901-14 l'età giolittiana, il conflitto della Prima Guerra Mondiale, 14-18, il ventennio fascista, al 22 al 1945, 1939-45 la Seconda Guerra Mondiale, il 40 l'entrata in guerra dell'Italia, il 47 al 91 la Guerra Fredda e l'89 la caduta del muro di Berlino. Ancora prima, sicuramente, 1760-1870 circa, la prima rivoluzione industriale, quindi la macchina a vapore, 1850-1900, seconda rivoluzione industriale caratterizzata dal petrolio, la chimica, l'elettricità e altro. Poi che cosa ho fatto? Facendo delle ricerche, sempre a cavallo di questi autori, che non ho trattato nel primo video, vi ho messo le scoperte scientifiche, più salienti, che poi si ripetono anche perché questi autori molti sono contemporanei, però li ho riscritti comunque. Quindi, per quanto riguarda Verga, possiamo dire appunto la rivoluzione industriale, poi nel 1866 il primo telegrafo transatlantico, 1876 il telefono di Bell, 1895 i raggi X. Poi D'Annunzio, sempre la ferrovia una transcontinentale, poi telefono di Bell, poi nel 1903 primo volo con aereo dei fratelli Wright, 1927 il principio di indeterminazione di Heisenberg. Mi scuso per non averli rimessi in ordine. L'ordine cronologico è questo comunque. Qui avevo già iniziato a scriverli in questo modo. Poi, per quanto riguarda Pirandello, possiamo sempre dire la ferrovia transatlantica, il telefono di Bell, raggi X e il principio di indeterminazione di Heisenberg. È importantissimo questo principio perché mette l'essere umano in una condizione di incertezza. Ripetiamo velocemente che cos'era il principio di indeterminazione di Heisenberg. Praticamente di una particella non è possibile scoprire contemporaneamente la posizione e la velocità. Quindi dalla scienza iniziano a venire i primi dubbi, ok? Le prime difficoltà umane, mettiamola così, che sicuramente influenzerà poi gli autori di quel periodo. Poi Pascoli, teoria delle evoluzioni di Darwin, sempre durante il periodo di Pascoli, la lampadina elettrica di Edison nel 1885, la prima automobile a benzina di Carl Benz nel 1900, la relatività di Einstein. Poi Italo Svevo,
La ferrovia sempre transatlantica costruita negli Stati Uniti, poi transcontinentale, chiedo scusa, nel 1876 sempre il telefono di Bell, 1905 la relatività ristretta, 1927 principio di indeterminazione di Heisenberg. Cesare Paese, 1909 la traversata atlantica dell'aereo di Louis Blériot. Spero di pronunciare bene, poi 1928 la penicillina, 1938, 28, scusate, 1938 primo volo transatlantico senza scalo e 1945 purtroppo la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki. Vi faccio una schermata che poi voi potete anche fermare e ricopiarvi queste date, verificarle, implementarle. Ecco qui. Ho cercato di fare questo tipo di video che credo vi possa essere utile per fare dei collegamenti. Quindi mi raccomando, mettetevi in ordine, scrivetevi in ordine, gli autori, ovviamente proseguendo anche con gli altri autori, quindi per Ungaretti e altri, se volete anche prima, quindi Leopardi, Foscolo, Manzoni. E ecco, mi è stato chiesto di fare una zoomata sulle varie prove che abbiamo proposto nei vari anni, magari vi potete allenare. E questo è tutto, un saluto dal prof. Ciao ciao.